scoprire quindi la bellezza di questo mare. Guardate come sono belle queste sdraio, però, eh. Chissà quando lo saranno, non lo so. E in parte stanno occupate fino a settembre, c'è stato inizio tutto con belle sole. Allora, mo per farvi intendere a voi, prescindere dal fatto che il mare è qualcosa di straordinario. Guardate che figata. Però parasole. Allora, per farvi intendere a voi, noi siamo lì in terrazza, sto registrando. Allora, per farvi intendere a voi che questo ristorante inizia praticamente da qui e arriva lì. Allora il problema è che la tavola ce l'avevano messa proprio laggiù. Era impossibile. Allora andiamo a scoprire la bellezza di questo mare. Allora, per quanto riguarda il mangiare, ragazzi, è costosissimo, eh. Cioè, proprio per gente come noi, capito? Cioè, voi è meglio che non ci venite proprio. Giusto per dirvelo, per essere sincero con tutti quanti voi. Ma questi cani non si buttano dall'acqua. Forse perché i ricchi non si buttano nell'acqua. Ah, cabrucai. Già fanno pisciare. Ma la faccio sentire un po'. Ma com'è freddo qua? Ciò non si può fare. Ma ora lui faccio un accuzio, mamma mia, però ti si abitui. Allora ragazzi, quindi ma questo vabbè assai. Comunque mentalmente, meno male che mi hanno pigliato queste amiche, che sono anche loro abbastanza pidocchiose, sono contento perché non sono delle approfittatrici. E poi Elio ha voluto pigliare un King Crab là, penso che costerà, già normalmente a Parigi una chela costa intorno ai 220 euro, qua penso qualcosina in più. Poi ho preso un plateau di sushi, pesce, 168 euro con 45 pezzi, e poi ho preso la paella, 80 euro a paella, ne abbiamo prese due con aragosta. Poi ci sta il vino, lo champagne, i cocktail, il dolce. Io penso che andiamo a terminare intorno ai 500-600 euro per mangiare qua. Vabbè, comunque non è uno spavento, perché 500-600 euro le spendiamo normalmente a Parigi. Però a me ne cade vedo male. Bella d'estate, no. Bello questo colore dell'acqua. Adesso andiamo a vedere le bellezze marine di questo luogo. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Voilà! Ah, voglio rinnovare il mio saluto, come di abitudine ad ogni parte, che rappresenterebbe poi la parte della copertina del video. E uno, e due, e tre. La gente che arrivava attorno ai 40-50 centimetri, non di più. Però l'acqua qua è troppo bella. Wow! Allora, un terrone a Ibiza, a Calabasta. Quindi ci immergiamo un'altra volta per darvi un'altra volta il saluto da Formentera. Allora, siete pronti? Uno, due, tre. Uff.
qua, ma mi sono proprio nudo di fila. Qua mannamo di tutti gli amici miei, Facebook e YouTube. Tutti quelli là che stanno vedendo in questo momento, se non mi sto a ricreare, se non mi ricavano. Ci si può sto proprio a ricreare. Aspettate, ora faccio vedere un po' i fondali là di qua. Bella d'estate, via da me, forse perché mi credevo felice così, come uno stronzo che galleggia la tua banana, il banana. Vorresti avere una vaccinazione. Questo è simpatico però. Ma quando cara l'angoppo in velocità, l'ho provato in Grecia. Quindi quando cara l'angoppo in velocità, ti fai proprio male. Voilà. Ah, ci stanno pure i motoscafi. Però già si apre, dai, è proprio bello. Già si può apre, ma già essere proprio sincero. Andiamo sotto mare, che teniamo la telecamera, ma è sotto mare. Aspettate, voglio... Voglio fare questo momento. Scusate. Mamma mia. Coccoruna sta pigliando proprio una corrente da capo. Allora ragazzi, semplicemente perché io quando vado al mare io devo rimanere una parte di me, quando mangiate il pesce dovete sentire una parte di me, una parte di me stesso, capito? Guardate com'è bello colore l'acqua! Ah, comunque questa qua fa parte della spiaggia libera, quindi al limite potete venire sempre con il vostro solito panino, che certamente non è male, però il ristorante qua non è per tutti, assolutamente, è veramente molto caro, non scherzo, mo dopo vi faccio vedere, però io perché ho preso cose che un poco... ci dividiamo tutti quanti, quindi automaticamente 168 euro il plateau dei sushi, è vero che 168 euro, però poi diviso 5, cioè alla fine se venite con gli amici e fate trick track tanto a parte, diciamo che l'ospizio ve lo potete far passare, però è caro ragazzi, molto caro. Ogni portata dovete pensare minimo intorno ai 35, 40, 20, ma 20 sono stronzate proprio però. Poi quando andate un po' su cose più impegnative, poco più impegnative, costano veramente tanti soldi. Voilà. Allora ragazzi, io vado a cibarmi, continuiamo con l'altra telecamera, dopodiché penseremo
anche a filmare con la telecamera tutto l'interno di questo bellissimo, bellissima spiaggia, devo dire la verità. E quindi e poi io sto nuotando, ma tengo pelo, cioè alla fine sto nuotando con mano scema, ma tengo pelo. Va. Voilà. Allora ragazzi, a più tardi facciamo una seconda puntata, un terrone a Calamas, a Calabas. Voilà. A tutto l'uomo, ciao.